saluto dalla redazione del GR Asi, in studio Marco Paganelli. Apriamo con gli esteri. Sono quasi 500 i civili uccisi in Siria in una settimana in raid aerei del regime di Assad e dell'esercito di Putin sulla Ghuta orientale, l'enclave controllata dai gruppi ribelli. Lo afferma l'Osservatorio Nazionale per i Diritti Umani. Secondo la stessa fonte, i bombardamenti di oggi hanno provocato finora 21 morti tra i civili. Dovrebbe essere approvata in giornata, intanto, la risoluzione ONU per un cessate il fuoco di un mese per evacuare malati e feriti. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato nuove sanzioni contro il programma nucleare nordcoreano, annunciando che gli Stati Uniti sono pronti a passare, nel caso in cui non funzionassero, alla fase 2 che, ha specificato il tycoon, sarà molto dolorosa per il mondo. Pieno sostegno a questa linea dal Giappone, ma non dalla Corea del Sud, che desidera continuare a rispettare la tregua olimpica. Veniamo in Italia. Si è spento all'ospedale di Orvieto Folco Quilici, uno dei più importanti documentaristi italiani. Aveva 87 anni ed era originario di Ferrara. Con Quilici se ne va una delle figure più importanti del giornalismo, del documentarismo e della cultura italiana, ha commentato il ministro dei beni culturali Franceschini. 6,5 è un voto scarso, io darei 7, così il presidente del CONI Giovanni Malagò facendo il bilancio della partecipazione degli azzurri ai giochi olimpici di Pyeongchang, parlando da casa Italia. E per il momento è tutto, grazie per l'ascolto, ci risentiamo nel prossimo appuntamento del GR Asi.